La parola all'assessore alle politiche sociali, per sapere. Buonasera a tutti. Fin dal primo momento che Alessio mi ha proposto questa tematica, sono stato molto entusiasta di poter collaborare, di poter dire anche qualche cosa, insomma, quindi anche perché con Alessio ci vediamo spesso, perché lui con la sua associazione mi ha fatto un pochettino ritornare ai miei anni giovanili, quando io ricordo che il Partito Radicale, già nei miei forse 40 anni, 30 anni e oltre, adesso sono 55 anni, quindi già forse 40 anni fa, ricordo una, forse qualcuno lo ricorderà, anche il maestro Capazzo, non lo so, cioè faceva delle campagne proprio per queste lotte, per queste, diciamo, contro l'omofobia, contro il razzismo, contro le diversità, per le diversità, quindi faceva per i diritti di queste minoranze. E ricordo una gabbia, c'era questo disegno, una gabbia, e quindi diceva: per sentirti liberi apri la gabbia, una cosa del genere, questo forse era un poco il concetto. Quindi significa che per sentirsi liberi bisogna, ecco, uscire fuori da alcuni schemi convenzionali. E quindi l'argomento di stasera è molto complesso, quindi sicuramente ci sono molte sfaccettature, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista erotico-sessuale, sia da un punto di vista psicologico, sia da un punto di vista, quindi sicuramente non è in una sola serata, che anche da un punto di vista religioso, e quindi anche la Chiesa che logicamente esprime, e oggi anche la Chiesa sta in subbuglio per chi vuole accettare e per chi non vuole accettare. Quindi non senza scomodare Levitico, insomma, e altri testi biblici, cerchiamo di rimanere più terra terra, insomma. E io avevo soltanto segnalato qualche piccola riflessione. Non mi addentro nel linguaggio omofobia, perché io lascio ai cultori letterari di questo, però io volevo soltanto dire, oltre che probabilmente questa paura nei confronti di chi vive la sessualità in un modo diverso dal nostro, quindi questa paura ha un pochettino nella sua psicologia dell'omosessualità, era un grande psicanalista come appartiene alla triade Freud, Jung e Adler, e quindi volevo soltanto citare questa sua concezione. Addirittura lui parlava che forse il 67% delle persone hanno tendenze omosessuali, e quindi probabilmente proprio questa paura contro questi individui, cioè questi nei confronti degli omosessuali, nasce proprio da nasconde un'angoscia di ognuno di noi di guardarsi dentro fino in fondo, per il terrore di essere attratti noi stessi dal loro modo di essere. Quindi noi abbiamo paura che probabilmente possiamo essere anche noi attratti dal loro modo di essere. Quindi per le paure, giustamente, quindi dobbiamo cercare a questo punto imparare a praticare l'effetto specchio per poter vincere questa paura. Cioè attraverso il contatto con queste persone dobbiamo rivedere noi stessi, il nostro modo di sentire l'altro e il nostro modo di concepire la diversità. Quindi bisogna guardarsi dentro, analizzarsi, avere una grande autostima. Non è facile arrivare a un equilibrio psichico, e così riusciremo
a pensare agli omosessuali come persone come tutte le altre, capaci di studiare, di lavorare, di produrre, di dirigere, di scrivere, di scolpire e anche di aiutare gli altri. Perché molte volte, addirittura in alcuni stati, quindi è inutile parlarne dove, ma fino al 1973 l'omosessualità era considerata una malattia. E quindi, ed erano classificate nel manuale statistiche diagnostiche dei disturbi mentali, quindi fortunatamente nel 1973 la parola omosessualità è stata cancellata da questo manuale. Il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha eliminata dall'elenco delle malattie mentali. Quindi come viene classificata oggi l'omosessualità? Quindi in effetti io che faccio il pediatra e quindi lo sviluppo psichico del bambino che viene analizzato nelle sue varie fasi, quindi e anche dell'adolescente, cioè come ha detto anche il filmato, e nella fase soprattutto adolescenziale è un momento di crescita importante per lo sviluppo psichico dell'individuo e quindi oggi si definisce una normale variante della sessualità. Quindi anche chi vive è una variante normale, come chi può avere un naso più lungo, un naso più corto, è una variante della normalità e non per questo dobbiamo condannare i normali, altrimenti dovremmo condannare noi stessi. Possiamo essere belli, brutti, chiari, magri, insomma. Quindi ognuno ha delle sue varianti, però rientrano nella normalità. Certamente stiamo parlando di normalità, come possiamo parlare di normalità di salute, come possiamo parlare di normalità nella scuola, di normalità nell'arte, tutto. Allora, se ci ammaliamo, è logico che con il nostro comportamento possiamo far ammalare anche una persona normale. E quindi anche io, che sono una persona normale, se mi ammalo come in questo momento sto facendo una terapia, giustamente sono normale, però sono ammalato di. E come anche l'omosessuale è normale, però se il comportamento di chi sta intorno giustamente, diciamo, viene a condizionarlo in un modo negativo, con dei pregiudizi, con dei preconcetti, è logico che l'individuo si può ammalare di omosessualità. Non so se è chiaro un po' questo concetto di ammalarsi. E quindi ci sono queste trasgressioni un pochettino al di fuori che potrebbero poi a questo punto dare fastidio a un modo, tra virgolette, di convivenza civile. Questo può essere anche impugnabile questo pensiero, cioè diciamo criticabile questo pensiero. Quindi dicevo, solo la conoscenza. Poi basta pensare a tanti artisti, letterari, poeti che conosciamo, la maggior parte più famosi, Verlaine, Rimbaud, Gide, quindi anche Pasolini, forse è inutile nominare tanti, Oscar Wilde, la stessa cosa, quindi dicevo che hanno condizionato e rivoluzionato intere generazioni. Loro hanno vissuto sempre una linea al di fuori, tutti gli artisti un pochettino al di fuori, non per questo sono stati giudicati e non sono stati accettati. E quindi sono stati accettati per quello che hanno dato agli altri, non per quello che sono. Perché poi bisognerebbe fare un'altra distinzione. Cioè, hanno dato perché sono. Probabilmente non davano se non fossero stati in quel determinato modo. Quindi solo la conoscenza è l'antidoto per vincere questa paura.
Un altro punto, quindi, diciamo di riflessione. L'articolo 3 della nostra Costituzione recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi in base a questo anche noi politici, noi istituzioni, Stato, siamo chiamati a rimuovere tutti gli ostacoli per poter dare a tutti l'uguaglianza delle possibilità. Come già un grande politologo all'inizio del XIX secolo diceva, Tocqueville sarebbe, in modo tale che ognuno possa vivere e scegliere in piena libertà. Quindi quella premessa che ho fatto prima, aprire questa gabbia per uscire fuori. E quindi perché soltanto con la libertà, ecco quel centimetro che anche nel film è stato detto, sto per finire. Quindi allora, come diceva anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nella giornata internazionale della lotta all'omofobia, che è stata sancita nel 2007 dal Parlamento europeo per il 17 maggio di ogni anno, come diceva lui, difendere i diritti degli omosessuali non riguarda solo gli omosessuali, ma tutti noi, perché sono i diritti di tutti. Mi auguro che questa iniziativa sia l'inizio di un cammino che ci porti a rimuovere un po' di sabbia nel deserto dell'ignoranza, come si diceva anche in un cartellone, e avanti per cominciare a scoprire il senso degli altri. La battaglia è culturale e bisogna lavorare soprattutto nel formare le coscienze delle nuove generazioni, perché solo così si può determinare una svolta del comportamento e vincere questa paura. La stessa Mara Carfagna, che è l'attuale ministro delle pari opportunità, inizialmente aveva qualche pregiudizio per il mondo omosessuale, il mondo e quindi ha indetto per la prima volta in Italia una campagna contro l'omofobia, con lo slogan "Rifiuta l'omofobia, non essere tu diverso". Quindi segno che questa campagna, quindi vuol dire che le associazioni, l'impegno delle varie associazioni, qualche frutto comincia a dare, come si sta discutendo anche in Parlamento delle leggi su proposte di Costi, con anche Ignazio Marini intervenuto. Diciamo, non ci addentriamo perché stiamo ancora un poco in alto mare. Però noi che rappresentiamo il Paese e cerchiamo di governarlo nel miglior modo possibile, siamo sensibili, e non adesso, chi mi conosce, Alessio e anche le varie associazioni sul territorio, questa effettivamente è la prima manifestazione che tratta questo argomento, perché forse per noi era anche fino a questo momento tabù. Poi per trattare, per non essere probabilmente giudicati, anche noi dell'amministrazione, per non prendere delle posizioni in contrasto con qualche, diciamo, anche convenzioni sociali che anche sul nostro territorio. Sicuramente è un argomento di rottura e ringrazio questi giovani che l'hanno fatto.